Ciao a tutti, io sono Elisa Verda, l'autrice di Prisma, romanzo edito da Edikit, un romanzo sperimentale interattivo dove il coprotagonista è lettore. E oggi ve ne leggerò un estratto. Ti chiedo uno sforzo empatico. Prova a immedesimarti. Pensa se fosse capitata a te una cosa del genere e se fossi io a poter leggere sotto forma di libro i tuoi pensieri. Come ti saresti sentito? Immagina la scena. Sei tranquillo a casa tua. Tra i tuoi libri e i tuoi oggetti più cari, ti appisoli e boom! Quando riapri gli occhi, sei in un altro mondo o forse ancora nel tuo, ma dentro una struttura strana di cui non capisci la natura. Tu sai di non essere pazzo e che quello che vedi è reale, eppure, nello stesso tempo, diffidi di te stesso, tanto la situazione in cui ti trovi immerso è assurda. Io, infatti, in un primo momento, come sai, ho pensato persino di essere in coma o presa di un incubo. Poi però, dopo il primo sconcerto, ho riacquistato piena fiducia nelle mie facoltà mentali. Non sono pazzo.